Lauro, parlo del Vallo di Lauro. Siamo all'ingresso di Lauro nel Vallo di Lauro, sì. Perché noi in questo modo. Benissimo, ci siamo? Vai. Agriturismo Contrada Pantano, siamo nel Vallo di Lauro, siamo proprio all'ingresso vicino a Lauro. Allora abbiamo Filomena, Vittorio, sono due fratelli, però abbiamo anche altri protagonisti, interpreti di questo agriturismo. Vittorio, primo fatto, da quanto tempo agriturismo? Poi è un agriturismo vero questo? Sì, con i prodotti aziendali che trovate qui nel territorio e che fanno parte del nostro, della nostra azienda, noi li trasformiamo e li offriamo ai nostri clienti. Quindi questo agriturismo è nato più o meno 2 anni e mezzo fa circa. Ah, giovanissimo. Sì, sì. C'era un vecchio casolare qui in campagna che abbiamo ristrutturato e noi siamo tre fratelli e avendo già un'azienda agricola avviata, perché con i prodotti tipici principalmente sono nocciole e noci, e dalle quali noi ricaviamo alcuni prodotti da offrire alla clientela, abbiamo pensato di realizzare questa struttura perché a mia sorella che è qui presente piace molto cucinare, quindi facendo quello, a me piace anche avere contatti con le persone, quindi conoscere nuove persone, perché sono persone da fuori qua, da napoletano, quindi vengono qui a provare la nostra cucina. Quindi. Allora, passiamo un attimo a Filomena che ci racconta invece un po' di cucina. Allora, qui mi pare di aver capito, prima di tutto utilizzo manualmente di quelli che sono i prodotti del territorio. Facci qualche esempio di quello che abbiamo qui, un bel di Dio, questa che cos'è per allora, questo è un babà rustico preparato da me, e, diciamo una sorta di salumi e formaggi tipici che viene poi comunque... Però il nome non ci deve ingannare perché è salato come dolce. Sì. Perciò si dice babà rustico. Poi abbiamo la classica pizza di scarola. Ah, sì, buonissima, certo. E c'è la parmigiana. Certo, qui invece abbiamo... La zuppa di ceci. Ah, perché i ceci li fate qui in un modo particolare? Sì, perché... con le lagane. Ah, con le lagane, certo. Sono particolari, saporitissimi. Certo. Perché comunque è una riscoperta dei sapori antichi e una riscoperta del cibo saporito soprattutto. Oh, ecco, questo mi hai tolto giustamente quello che volevo chiederti, Filomena. Il fatto che gli agriturismi si differenziano fra di loro è dovuto a due modi. Prima, perché hanno delle materie prime genuine, che è una cosa fondamentale. E quindi non rincorrono di fare solamente cerimonie dove poi giustamente si scontrano con i ristoratori, che invece è un discorso ben diverso. Ma seconda cosa, che hanno un loro carattere, una loro identità. Questo mi pare di capire che voi in cucina avete, poi ci andremo a fare un salto, una identità vostra. Certo, certo. Utilizziamo i prodotti che coltiviamo nella campagna e li trasformiamo poi sostanzialmente. Perfetto, poi dopo verificheremo tutto, certo, dal vino. Però Vittorio, un'altra considerazione, qui vedo del vino sfuso, anche qui a volte noi giornalisti su queste cose siamo un po' vivaci, perché il vino sfuso non sempre, una volta sicuramente rispondeva, ma adesso è finita la storiella del contadino bravo, bello, buono, che c'è il vino riservato per il suo cliente. Alla fin fine invece noi vogliamo sapere, questo è un vino vostro o che voi trattate? Compriamo l'uva e lo trasformiamo noi a vino. E che vino è, che uva è? Aglianico di Olecuso. Ah, giusto, quindi è una scelta particolare, sì, in questo, sì, senso che avete fatto. Perché si abbina ai nostri pasti, cioè la nostra cucina, quindi tipica, con questo tipo di vino, perché non è tanto forte come vino. Cioè, ma quindi riesce a essere, esatto, un vino equilibrato abbastanza per tutti i pasti. Allora, adesso andiamo a scoprire qualche piccola curiosità, forse anche qualche segreto in cucina, va bene Filomena? Va bene. Andiamo lì nella cucina.